Speciale Irpinia News, siamo in collegamento con Vanessa Ledesma, che è la figlia di Antonio Ledesma, leader dell'opposizione venezuelana, che è stato arrestato l'altra sera dai servizi segreti del presidente Maduro. Intervistiamo Vanessa per sapere tutto quello che è successo. Vanessa, ci puoi raccontare questi terribili momenti? Sì, ciao, prima di tutto ti saluto e ti ringrazio per questo spazio. Purtroppo da 24 ore non sappiamo assolutamente nulla di mio padre. Lì lo hanno portato spintoni, con la forza, ancora in pigiama, senza scarpe. E lo hanno portato chissà dove. In questo momento, 24 ore dopo, non sappiamo ancora nulla. Dicono che forse si trova nel carcere militare di Ramo Verde, dove stava già stato recluso prima. Però ancora non mi lasciano incontrare i suoi avvocati, neanche i nostri familiari che stanno in Venezuela. Siamo abbastanza preoccupati perché non sappiamo se si trova lì, se è stato torturato, se è ancora in vita. Vanessa, noi abbiamo visto i momenti dell'arresto di tuo padre, momenti davvero concitati. Ci puoi raccontare chi c'era con lui? Ci puoi dare qualche particolare in più? In quel momento mio padre si trovava da solo a casa, sono i vicini quelli che registrano i video del momento in che lo portano fuori come se fosse un delinquente, in pigiama, a mezzanotte, come reagiscono, come fanno i delinquenti. Mio padre è un uomo libero, un uomo di alma libera e innocente che soltanto lotta per il suo popolo, che ama la libertà. È uscito il Tribunale del Sistema di Giustizia e dice che lui voleva scappare dal Venezuela, ma è assolutamente falso. Non mai lascerebbe il paese, sarà sempre lì a lottare per il paese, per il Venezuela. Tuo padre è stato sindaco di Caracas ed è stato arrestato già nel 2015, ma non è stato mai processato. Questa è una situazione davvero paradossale. Lui l'hanno preso per la forza nel suo ufficio, quando ancora era sindaco di Caracas, sindaco metropolitano. È importante ricordare che lui è la seconda autorità ancora senza processo e senza condanna. Tutto questo è accaduto per il voto voluto da Maduro per l'Assemblea Costituente. Le opposizioni hanno indetto un referendum e tante persone hanno lottato strenuamente, tante persone innocenti sono morte per difendere la libertà. Sì, purtroppo gli eventi degli ultimi giorni dimostrano ancora una volta che in Venezuela si vive una delle peggiori dittature della storia mondiale, per dire così. Ci sono più di 3 mesi di proteste continue e la risposta del regime dittatoriale è uccidere le persone, della repressione brutale. Nella Guardia Nazionale non importa alzare le armi e uccidere il popolo venezuelano. Nella sua maggioranza, ragazzi giovani che hanno perso la vita nelle strade cercando una libertà o lottando per una democrazia che non hanno mai conosciuto. Questi sono gli eroi del Venezuela, quelli che hanno lottato fino alla morte. Muoiono le persone per mancanza di cibo, per mancanza di medicinali, per l'insicurezza. Tuo padre è di origine irpina, di preciso di Grotta Minarda. Ci racconti la storia di tuo padre? Sì, mio nonno è andato via dall'Italia nel periodo dopoguerra, è arrivato in Venezuela, a un posto che si chiama San Juan de los Morros. Lì è nato mio padre, non è tornato in Italia, mio padre ha voluto rimanere in Venezuela, non ha voluto mai andare via del suo paese per la morte al suo popolo, fin da piccolo è sempre stato così. Me non ho tornato a Grotta Minarda e lì c'erano tutti i miei parenti, sì, i miei bambini. In questo momento mi danno una forza incredibile, grazie a loro sono arrivato fino qua e posso parlare con te di questa maniera, perché loro mi hanno trasmesso quella forza, quella speranza che bisogna avere in questo momento. Tanti messaggi di solidarietà da parte dei leader di tutto il mondo nei confronti di tuo padre, di Lopez, l'altro leader dell'opposizione. Ecco, che cosa vuoi chiedere ancora a tutti i leader affinché possano salvare tuo padre e risolvere questa situazione? In Italia ci sono
sono tantissime le autorità italiane che hanno alzato la sua voce in pro del Venezuela, tantissimi quelli che hanno preso il telefono e mi hanno fatto una telefonata dandomi il suo sostegno e la sua solidarietà, però abbiamo bisogno ancora di più. Sappiamo che hai incontrato tante volte Papa Francesco, ecco, vuoi lanciare proprio un messaggio diretto a lui? Effettivamente, ho incontrato già diverse volte Papa Francesco, ancora una volta gli chiedo di intercedere nel Venezuela, interceda per la pace del nostro paese. Stiamo vivendo una situazione veramente drammatica, siamo un paese cattolico e abbiamo bisogno della sua intervenzione immediata. Ti ringraziamo tantissimo, noi di Irpinio News ti facciamo i nostri auguri. Grazie.